Signore, signori, buonasera. E sull'onda di questi ultimi frammenti di atmosfera natalizia vi diamo il benvenuto. Questa sera il concerto che proponiamo al vostro ascolto è tutto dedicato al compositore argentino Ariel Ramirez. E abbiamo scelto di iniziare con l'opera Navidad Nuestra, che è una scrittura a quattro mani del compositore Ramirez insieme al suo collaboratore e poeta storico argentino Félix Luna. Pensate che quest'opera è stata scritta tutta in una notte ed è un po' considerata la rivisitazione creola della natività. Infatti è costituita da una serie di villancicos che sono fatti popolari natalizi che ci offrono il percorso narrativo della nascita di Cristo non solo in chiave spirituale e intima, ma anche con degli slanci dinamici, luminosi, vivaci, che sono molto tipici delle ballate popolari. Questa sera vi proponiamo 4 dei 6 brani che compongono l'opera. E un brano è caratterizzato da uno stile musicale diverso. Iniziamo con il ritmo del chamamà, il palcoscenico è l'annuncio. L'arcangelo Gabriele è di fronte alla belle risa di Maria. Il titolo è L'Annunciazione. Poi con la guerra pampeana affrontiamo un viaggio pieno di insidie, di fatica, di interrogativi, è quello di Maria di Giuseppe, la peregrinazione. Poi ci ingaggiamo in un ritmo lento e con la vita della Catalogna ci ingaggiamo nella pace, nel calore della notte santa, è l'assimiento. Concludiamo con i pastori che ci trasmettono la loro gioia per la nascita di Cristo con una danza nella Via Sico de los Pastores. Signore e signori, a voi, Navidad Nuestra, dirige il maestro Luigi Tedone, tenore solista Eder Sandoval. Thank you.
Pioggia, la Messa Creola. Quest'opera è davvero unica nel suo genere, infatti qui i ritmi e la tradizione ispano-americana si fondono con i temi della messa religiosa tradizionale. È un'opera per solisti, coro ed orchestra, ed è espressione di forme musicali proprio tipiche del folklore, sia per la presenza di ritmi, ma anche di cadenze, di movenze, che sono caratteristici della musica popolare latinoamericana. Quindi, fondendo lo spirito religioso con l'elemento folkloristico, Ramirez ci offre degli spunti davvero originali per ogni sequenza. La messa inizia con il Kyrie, sulle note della bigala e della bagola, che sono due forme espressive proprio tipiche della musica creola argentina. Mentre per il Gloria poi viene scelta una danza che è vivace e tipica dell'Argentina, il carnevalito. Il credo invece viene accompagnato dal popolare ritmo andino della chacarera turca. Le suggestioni della divina le troviamo nel Santus con il carnaval de Cochabamba. Chiude la messa l'Agnus Dei sullo stile della pampa argentina. Quindi una musica delle periferie e possiamo dire di quel quasi alla fine del mondo da cui disse di provenire Papa Francesco la sera della sua elezione. E l'anno dopo la sua elezione, il 12 dicembre 2014, Papa Francesco volle che in occasione della Beata Vergine di Guadalupe, che è regina e patrona di tutti i popoli di origine spagnola, Papa Francesco volle che la celebrazione liturgica nella Basilica Vaticana fosse proprio accompagnata dalla Messa Creola, quindi dalla musica, dai ritmi, ma anche dal colore e dal calore della sua terra. Quindi la musica è coinvolgente, i ritmi sono appassionanti, le parole sono in spagnolo, le emozioni però sono vostre. Allora a voi, Missa Criocia, dirige il maestro Luigi Fedone, tenore solista, Eder Sandoval. Thank you.
grazie di essere venuti, mi sembra emozionante questa messa, veramente questo splendido uomo. Dunque adesso vi procederemo un bis. Abbiamo tre cori che sono confusi per l'occasione per fare questa operazione. L'operazione che ci ha visto andare in giro per la Liguria, perché non è stata Margherita, fino a Bordo, quella fantastica pazzia di Santo Stefano, e concludiamo il ciclo della mini tournée proprio da Lizzano, che è la sede della Filarmonica. Quindi è giusto, quindi la ringraziamo anche il Don Giorgio che ci ha concesso anche di fare uno splendido autore che sta cacchiato. Ecco, allora diciamo una situazione un po' particolare, ripeto, perché oggi festeggiamo anche, se ci sono altri cori, io ho un coro di Corsenia, che viene da molto lontano, come papà francese.
non adesso non niente, io poi continuiamo. Io dico, a me dobbiamo andare a perché la versione è diversa, va bene? Io mi scuso anche con gli strumentisti, con gli altri due voli, però fatto del mio, perché quello che ho detto.
concertato appassionatamente il maestro Luigi Tedone. Di cuore da parte nostra, auguri di buon anno.